quinta giornata di Serie 2 Ovest, la Giova Scafati ospita la Sound Rifusina e riesce a cogliere il quarto successo stagionale, il quarto anche consecutivo, con il finale di 66-63, una partita sicuramente dai due punti, con Scafati che chiude addirittura il primo tempo in vantaggio di 19 punti su 40-21, fino a poi vedersi risultato chiudersi fino al 66-63, quindi un secondo tempo nettamente migliore da parte degli ospiti. MVP di serata è Anthony Miles per Scafati, autore di 21 punti, conditi da 7 rimbalzi, 5 assist per una rotazione di 30 punti per la Lega. Altri marcatori da segnalare sono i 13 punti di Santiangeli, mentre per gli ospiti, gli americani sicuramente sono risultati migliori, con il Banks con 19 punti e Turner con 20. Per quanto riguarda la cronaca della partita, Scafati parte sicuramente meglio nel primo quarto, che dopo 4 minuti si trova già avanti sull'8-2, costringendo l'ex coach di Scafati Crescioli a chiamare time out. Un time out che però non sortisce nessun effetto, e infatti Scafati chiude il primo quarto sul 17-8, con Miles che già dall'impronta sulla partita, con 6 punti, 6 rimbalzi e un assist. Scafati Siena tira malissimo con 3 su 14 proprio dal campo, e quindi ecco gli 8 punti. Il secondo quarto vede naturalmente iniziare da parte di Cucci la girandola di Campi, e Scafati con la seconda unit di italiani riesce comunque a mantenere il vantaggio, anzi lo amplia, e al 14° minuto, quindi Scafati costringe Siena ancora al time out sul 14-24-10. Gli ospiti non riescono a far girare bene palla in attacco, ma soprattutto non hanno soluzioni per Miles, che chiude il primo quarto già con 17 punti, mentre i Banks è il migliore di Siena con 9 punti. Il terzo quarto invece è diametralmente opposto rispetto al primo tempo, con Siena torna in campo vogliosa e riesce a chiudere praticamente le vie del canestro di Scafati. Turner in attacco risulta veramente devastante, e gli unici spunti del terzo quarto di Scafati sono di Sherrod, che riesce a mantenere a galla i propri colori con qualche buona giocata in attacco. Il terzo quarto è di appannaggio di Siena con il parziale di 12-19. Scafati anche nel quarto quarto dimostra di alzare troppo presto le mani dal manubrio dell'incontro, e addirittura a 4 minuti dalla fine Siena riesce a chiudere sul meno 6, 57-51, costringendo per Tichizia il time out. Time out che non sortisce gli effetti desiderati, e complice anche un piccolo infortunio che leva Miles dalla partita per 3 minuti, Siena riesce a chiudere sin sul meno 2 al 34° minuto con Turner. Da questo momento però a fare la differenza è la presenza di Scafati, che con la girandola dei Libri e un paio di giocate di Santiangeli e Miles chiude l'incontro sul 66-63. La partita, ragazzi, è abbastanza chiara, cioè la squadra impaurita, in apparenza priva di orgoglio, di energia, di forza, che quasi non sapeva dove sbattere la testa nel primo tempo, ha cambiato completamente faccia nel secondo, per fortuna, quindi Scafati comunque a grandi meriti ha fatto un inizio clamoroso, ma in casa qua bisogna piano piano bisognerà cominciare a capire e bisognerà cominciare ad aspettarsi. Però ecco, voglio dire, io ho negli occhi la stessa persona che in un tempo perde i rimbalzi, i tagli di uno contro uno, e nel secondo tempo mura un americano, prende rimbalzi in difesa, in attacco, non si distrae. Cioè, queste sono cose che per me sono importanti. Io oggi sono onestamente deluso per la vittoria, e forse dopo il primo tempo che avevamo fatto non meritavamo nemmeno di prendere, però voglio dire, sono almeno sicuro adesso
che la squadra che alleno e io stesso non siamo gente che ci arrendiamo alle prime difficoltà, che se facciamo un errore ci pensiamo un quarto d'ora, ma siamo anche gente che sa tirar fuori energia, orgoglio, che sa giocare insieme, che si sa passare la palla, che poi un tiro entri e un tiro esca. Cioè, se te costruisci un buon tiro è un buon tiro, punto. Un cattivo tiro è un cattivo tiro, se entra o se esce. Io nel secondo tempo ne ricordo poi di brutti tiri, e questa è una cosa importante. Per i nostri americani capire che questo campionato è un campionato così tosto, nel quale bisogna, diciamo, giocare al 101% e non al 90%, penso adesso a questa giornata, alla quinta giornata, sia chiaro per tutti. È confortante per me cioè, mettermi allo specchio e dire: oh cavolo, cioè, la squadra del secondo tempo sono io penso di essere questa persona qua, questo allenatore qua. La squadra del primo tempo mi sorprendeva perché dicevo: cavolo, ma sarò io e sarò diventato così, cioè uno che ha paura, che si guarda, che pensa a mille cose. Non mi sembrava, e l'ho detto ai miei, ho detto: ragazzi, se siamo questi, cioè adesso la risposta, più che i due quarti che dovete giocare, io penso che la possiamo vincere la partita, e forse sono l'unico che ci crede, però ve lo dico che ci credo, ma lo possiamo fare solo se diamo delle risposte a noi stessi. Cioè, se noi, prima di tutto, prima delle cose tecniche, delle cose tattiche, dobbiamo guardare chi siamo. Se siamo questi qua, cari miei, è un casino. Io non penso che siamo questi qua, nessuno di noi. Per cui adesso si tratta solo di dimostrarlo. E la risposta è stata questa. Come dicevo alla radio poc'anzi, arrivare alla fine e pensare di aver perso la partita, pure di stanchezza magari, ma te la sei cercata per un paio di dettagli nell'ultimo minuto e 10 di gioco, alla fine del primo tempo penso che nessuno avrebbe mai pensato a una cosa del genere. Quindi i dettagli è tutta cosa che si possono aggiustare se c'è la base di quello che è successo nel secondo tempo, e cioè se siamo la squadra che non molla un centimetro, che si aiuta, che parla, che in emergenza fa un cambio, che lo fa aggressivo, che lo fa credendoci. Questi siamo noi, bisogna esserlo sempre. E come gli ho detto alla fine, dopo la partita, bisogna che voi adesso, questa roba qua, queste sensazioni avete provato, bisogna che tutte le mattine vi alzate, il primo piede e mettete in terra, dovete farlo in questa direzione qua, che altrimenti, cioè, voglio dire, ritornate a essere spenti, mosci, e non lo siete, non ve lo meritate voi, non se lo merita nessuno, non se lo merita il club, non se lo meritano i nostri tifosi, per cui dovete rappresentare qualcosa e lo potete fare solo in questo modo. Partita dura, che ci siamo complicati noi stessi. Sono contento solo del risultato e dei primi 20 minuti, che hanno rasentato la perfezione in difesa. Abbiamo concesso a Siena soltanto 21 punti. Poi pensavamo che tutto fosse finito, che Siena fosse dentro lo spogliatoio ormai a prepararsi le valigie, non considerando che le partite finiscono 40esimo, e che noi non possiamo prescindere dallo stare giù sulle gambe in difesa, dal mettere mani addosso agli avversari, da giocare col nostro ritmo in attacco. Invece siamo diventati leziosi, narcisisti, e questa è una partita che, per come è andata, è una fortuna aver vinto, perché è una partita che si poteva perdere tranquillamente. Abbiamo avuto un po' di freddezza alla fine, però sicuramente l'atteggiamento del secondo tempo è una cosa che non mi è piaciuta, e l'ho detto alla squadra adesso nello spogliatoio, e da cui bisogna ripartire. 20 minuti sono stati super, dobbiamo continuare, possiamo farlo. Per 40 minuti abbiamo tanti giocatori, possiamo fare e difendere con aggressività per tutti i 40 minuti. Siamo contenti ovviamente del risultato, perché chi non lo è, però questi patemi d'animo finali ci vorremmo evitare, soprattutto nel momento in cui tu indirizzi la partita in un certo modo. Ripeto, le scelte d'attacco
e l'intensità difensiva per noi non può scemare mai, perché è una squadra che ha bisogno di giocare in un certo modo, a un certo ritmo, per esprimere la propria pallacanestro, ed è quello che abbiamo fatto in questi 2 mesi e mezzo di lavoro. Stasera i primi 20 minuti proprio di passaggio a vuoto, però sarà un motivo per riprendere a lavorare in settimana e ripartire proprio da quei 20 minuti iniziali per cercare di allungarli quanto più. Poi la vittoria è normale, che ti fa lavorare ancora meglio, però l'atteggiamento della squadra sicuramente va cambiato, anche se può essere compreso, però va cambiato soprattutto quando hai incanalato la partita in un certo modo. Siena è stata brava a crederci, Turner nel secondo tempo ha iniziato a giocare da Turner, il giocatore di A1, e ha cominciato ad attaccare. Noi, in quelle situazioni che avevamo contenuto nel primo tempo, siamo stati deficitari, perché lui, oltre a segnare i canestri suoi, ha messo in ritmo tutti i compagni. Noi abbiamo sbagliato un paio di tiri liberi importanti nei momenti cruciali, che potevano darci più tranquillità. Però, ripeto, noi siamo una squadra che per giocare in un certo modo ha bisogno, non può prescindere dall'energia, dalla difesa e dal ritmo che riesce a dare la partita. Il sesto giornata di campionato vedrà poi il Reggio Calabria ospitare Scafati, mentre Siena in casa contro l'Eurobasket Roma. Per 6 a 2 Italia, il giorno è stato.